Anticipazioni Amici 22 serale. Prima puntata. Megan eliminata. È stata registrata da poche ore la prima puntata, in assoluto del serale di questa 22esima edizione di Amici. Dopo 23 puntate del pomeridiano, i ragazzi cominciano a sfidarsi per la vittoria, in prima serata. La prima manche si è aperta con la squadra Zerbi Celentano, che ha sfidato quella della Cuccarini con Emanuello. Per chiamare gli avversari, Rudy ha chiamato in studio una gallina, chiamando la mamma Chioccia e prendendo in giro quindi Lorella. Nella prima sfida si sono scontrati Cricca contro Isobel, ed ha vinto quest'ultima. La seconda sfida invece è stata vinta dalla squadra Cuccalo, mentre in terza battuta si sono sfidate Maddalena ed Isobel. Quest'ultima ha ottenuto il punto facendo vincere la sua squadra, e ne è sorta anche una discussione tra Emanuello e Alessandra Celentano. La gara era infatti un guanto di sfida ed entrambi avevano punti di vista differenti sulle capacità delle rispettive allieve. Ad ogni modo Zerbi Celentano hanno vinto la prima manche, mandando al ballottaggio Maddalena, Cricca e Megan. I tre si sono sfidati ed ha perso Megan. Lei è stata quindi la prima eliminata di questo serale. La squadra Zerbi Celentano ha potuto scegliere nuovamente chi sfidare, ed è andata contro la squadra di Arisa e Todaro. La prima gara è stata quella del guanto di sfida, tra Aaron e Wax, ma non si è potuta svolgere poiché la sfida è stata giudicata non equa. Quindi se ne è fatta un'altra sempre, contro Aaron e Wax ed ha vinto il primo. È arrivato il momento della seconda sfida della seconda manche, con Mattia contro Piccolo G. Ha vinto Mattia e poi è arrivato il turno di Ramone ed Isobel, che hanno ballato in coppia contro Wax. I due ballerini hanno portato alla vittoria la squadra, e sono finiti al ballottaggio Wax, Mattia e Federica. Quest'ultima ha perso e quindi dovrà scontrarsi con lo sconfitto dell'altro ballottaggio. Zerbi Celentano hanno deciso di sfidare nuovamente i Cuccalo. Ramon ha sfidato Angelina ed è riuscito a vincere. Samu invece è andato contro Piccolo G e ha vinto. L'ultima sfida è stata tra Ramon ed NDG ed il punto è stato decisivo per far vincere per la terza volta consecutiva la squadra Zerbi Celentano. NDG, Maddalena e Angelina sono andati al ballottaggio ed ha perso NDG. Quest'ultimo quindi si sfiderà contro Federica ed uno dei due verrà eliminato definitivamente. Il verdetto però si saprà soltanto durante la diretta, perché è stato comunicato lontano dal pubblico. Intanto ci sono stati anche momenti divertenti, durante la puntata, tra cui sfide tra i rispettivi professori e l'ingresso degli ospiti Pio e Amedeo. Questi ultimi hanno approfittato per presentare la loro trasmissione. Voi che cosa ne pensate? Ritenete giusta l'eliminazione di Megan e questi ballottaggi, oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.